Lorenzo Tubertini, 2 gennaio si riprende la preparazione. Avete avuto meno di una settimana di tregua, anzi, i ragazzi hanno avuto meno di una settimana di tregua. Per lo staff tecnico è stato sicuramente ancora minore il tempo. Come si riprende dopo tante partite giocate e sapendo che il 14 c'è la Coppa Italia, sono i quarti e a seguire c'è subito Verona? Sono tanti appuntamenti, come tu stai dicendo, si riprende rigenerati, riprendiamo da una posizione sicuramente di prestigio, di onore, quindi sicuramente consapevoli che ci sarà da lottare per mantenere la posizione che abbiamo duramente conquistato in tutta questa prima parte del campionato. Si torna a giocare ogni 3 giorni, lo abbiamo ripetuto tante volte durante l'anno. Questo è il calendario e la preparazione di questi 10 giorni. Te racconto anche di questo? Ma abbiamo scelto sicuramente di recuperare da un punto di vista soprattutto anche mentale, visto che insomma, abbiamo speso tanto in tutto questo periodo con queste trasferte e quindi abbiamo da recuperare qualcosina a livello tecnico e sicuramente non avendo tutto l'organico a disposizione questo non sarà semplicissimo, però un po' di tempo per lavorare adesso ce l'abbiamo. E cercheremo di sfruttare al meglio questo tempo per lavorare bene in palestra, cosa che nell'ultima parte del campionato, nel girone d'andata, non abbiamo potuto fare. Dicevi proprio tu, insomma, non c'era tutto l'organico a disposizione perché per il torneo preolimpico, in vista delle Olimpiadi, incredibilmente Petric ed Engapè saranno impegnati in quel di Berlino, quindi si lavora con 2 giocatori molto importanti in meno. Sì, dovremmo cercare di organizzare al meglio, diciamo, questo tempo a disposizione, di focalizzarci su alcuni aspetti tecnici del nostro gioco. E abbiamo comunque un buon numero di giocatori, più diciamo, i ragazzi che possono supportare nel sestetto a livello giovanile. E possiamo fare comunque cose buone per cercare di mantenere i numeri che ci hanno sostenuto nel finale del girone d'andata e per migliorare quello che nel finale abbiamo cominciato un po' a calare, insomma, come l'attacco. Se ripensi al 2015 che è passato, è stato un anno intensissimo, c'è stata la vittoria della Coppa Italia, c'è stata una finale scudetto, fare meglio è oggettivamente molto difficile, ma ci si prova. Ma fare meglio è oggettivamente molto difficile, però siamo qui per questo, quindi siamo cresciuti come squadra, stiamo facendo dei passaggi importanti perché siamo stati messi comunque a dura prova in queste ultime partite e la squadra ha dimostrato di avere un carattere molto forte, di saper tenere anche nei momenti non semplici, nei momenti duri, quindi ci presentiamo consapevoli che tutto quello che abbiamo fatto non è sufficiente per arrivare a giocare al meglio le finali, ma che bisogna andarle a conquistare e quindi abbiamo ancora una partita di ritorno contro Monza molto ostica e poi dopo, insomma, affronteremo partita dopo partita per cercare di portare a casa i risultati, come sempre cerchiamo di fare ogni volta che scendiamo in campo.